Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, vengo a te a deporre ai tuoi piedi il mio volere. Voglio darti l'amore e l'onore, la soddisfazione completa. Riconoscerti per tutti, mio Signore, mio Dio, ti do nel mio volere, mio Re. Dammi il regno del Figlio Supremo, mio Dio, ti do nel mio volere. Dal Libro di Cielo, volume 14, 1 settembre 1922. Trovandomi nel solito stato, il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere tutto affannato ed oppresso, ma quello che lo opprimeva di più erano le fiamme del suo amore, che mentre uscivano da lui per sprigionarsi, erano costrette dall'ingratitudine umana ad imprigionarsi di nuovo. O come il suo cuore santissimo ne restava affogato dalle sue stesse fiamme e chiedeva refrigerio, onde mi ha detto: figlia mia, sollevami, che non ne posso più. Le mie fiamme mi divorano, lasciami allargare il tuo cuore per potervi mettere il mio amore respinto e il dolore del mio stesso amore. Ahi, le pene del mio amore superano tutte le mie pene insieme. Ora, mentre ciò diceva, metteva la sua bocca al posto del mio cuore e lo alitava forte, in modo che mi sentivo gonfiare. Poi me lo toccava con le sue mani, come se lo volesse allargare, e ritornava ad alitarlo. Io mi sentivo come se volessi crepare, ma non dandomi retta ritornava ad alitarlo. Dopo che lo ha alitato ben bene, con le sue mani lo ha chiuso, come se mettesse un suggello, in modo che non c'era speranza che potessi ricevere sollievo dicendomi:
figlia del mio cuore, ho voluto chiudere col mio suggello il mio amore ed il mio dolore che ho messo in te per farti sentire quanto è terribile la pena dell'amore contenuto, dell'amore respinto. Figlia mia, pazienza, tu soffrirai molto, è la pena più dura, ma è il tuo Gesù, la tua vita, che vuole questo sollievo da te. Lo sa solo Gesù quello che sentivo e soffrivo, perciò credo che sia meglio farne a meno di dirlo sulla carta. Onde, avendo passato una giornata da sentirmi continuamente morire, alla notte, ritornando il mio dolce Gesù, voleva ritornare a più gonfiarmi la parte del cuore. Io gli dicevo: Gesù, non ne posso più, non posso contenere quello che tengo, e vuoi aggiungere altro? E lui, prendendomi fra le sue braccia per darmi la forza, mi ha detto: figlia mia, coraggio, lasciami fare, è necessario, altrimenti non ti darei tanta pena. I mali sono giunti a tanto che c'è tutta la necessità che tu soffra al vivo le mie pene, come se di nuovo stessi vivente sulla terra. La terra sta per sprigionare fiamme per castigare le creature. Il mio amore che corre verso di loro per coprirle di grazie, respinto, si cambia in fuoco per colpirle. Sicché l'umanità si trova in mezzo a due fuochi, fuoco dal cielo e fuoco dalla terra. Sono tanti i mali che questi fuochi stanno per unirsi, e le pene che ti faccio soffrire scorrono in mezzo a questi due fuochi ed impediscano che si uniscano insieme. Se ciò non facessi per la povera umanità, è tutto finito. Perciò lasciami fare, io ti darò la forza e sarò con te. Ora, mentre ciò diceva, ritornava ad alitarmi, ed io, come se non ne potessi più, lo pregavo che mi toccasse con le sue mani per sostenermi e darmi la forza. E Gesù mi ha toccata, sì, prendendomi il cuore fra le mani e stringendolo tanto forte che lo sa lui solo quello che mi ha fatto sentire. Ma non contento di ciò, mi ha stretta forte la gola con le sue mani, che mi sentivo spezzare le ossa, i nervi della gola da sentirmi soffocare. Onde, dopo che mi ha lasciata in quella posizione per qualche tempo, tutto tenerezza mi ha detto: coraggio, in questo stato si trova la presente generazione e di tutte le classi. Sono tali e tante le passioni che le dominano, che sono affogate dalle stesse passioni e dai vizi più brutti. Il marciume, il fango, è tanto che sta per sommergerle. Ecco perciò ho voluto farti soffrire la pena di soffocarti la gola. Questa è la pena degli eccessi estremi. Ed io, non potendo sostenere più nel vedere l'umanità soffocata dai suoi stessi mali, ne ho voluto da te una riparazione. Ma sappi però che questa pena la soffrì anch'io quando mi crocifissero. Mi stirarono tanto sulla croce che tutti i nervi me li stirarono tanto che me li sentivo spezzare, attorcigliare. E quelli della mia gola ne portarono una pena e stiratura maggiore da sentirmi soffocato. Era il grido dell'umanità sommersa dalle passioni, che stringendomi la gola mi affogava di pene. Fu tremenda ed orribile questa mia pena. Come mi sentivo stirare i nervi, le ossa della gola, da sentirmeli spezzare, tutti i nervi della testa, della bocca, fin degli occhi. Fu tale la tensione che ogni piccolo moto mi faceva sentire pene mortali. Ora mi rendevo immobile, ed ora mi contorcevo tanto che sbattevo in modo orribile sulla croce, che gli stessi nemici ne restavano terrorizzati. Perciò ripeto: coraggio, la mia volontà ti darà forza a tutto. Bene, il brano di oggi è bellissimo, ma al tempo stesso è molto forte e altamente, se vogliamo così definirlo, drammatico. Oltre però che, insieme a questo, davvero assai significativo, anche se le grandi lezioni in esso contenute, certamente parafrasando ciò che dissero alcuni, ecco, a seguito del discorso di Gesù alla sinagoga di Cafarnao, si potrebbe dire: questo linguaggio è veramente duro e non è semplice intenderlo, ancora più difficile accettarlo e viverlo sotto certi punti di vista. Però questo è. Allora, c'è un presupposto di fondo, ecco, che rende comprensibile quello che Gesù ha detto e soprattutto quello che Gesù ha fatto
nei riguardi di questa sua cara anima amante, ed è la vita di intima comunione amorosa e di condivisione proprio che c'è tra lui e un'anima che veramente vive nella divina volontà, e vive nella divina volontà, come dire, come corollario, come completamento, come pienezza, ecco, di quella vita di unione che trova nell'esperienza straordinaria, ecco, del matrimonio mistico che lui aveva vissuto, la sua celebrazione. Non si possono capire queste cose se non dentro questo orizzonte, perché quello che Gesù fa con Luisa è appunto un condividere le sue sofferenze e un far vivere a lei quello che lui visse sulla terra a beneficio dell'umanità. Quindi c'è da un lato, cioè, la vita di coppia per chi ha la grazia di avere una buona vita di coppia, cosa non molto frequente purtroppo tra i figli degli uomini, perché sono tanti i fattori che disturbano. Però una vita di coppia autentica, cioè, se uno dei due ha bisogno veramente di sfogarsi, di essere compreso, ecco, e di trovare un sollievo alle sue pene, ma con chi ne parla? A chi si rivolge? Si rivolge allo sposo o alla sposa, al coniuge? Un matrimonio è un grande matrimonio quando funziona così, no? Con chi ne parlo? Ma ne parlo con te, ma lo condivido con te e chi ti sta vicino, e se può condivide proprio a livello proprio molto molto concreto le tue pene, le tue tribolazioni. Questa è la vita sponsale, e quell'unione, no, che comporta quell'essere due in una sola carne, non soltanto, come dire, nella simbologia dei gesti molto fisici che esprimono questa cosa, no? Ma quell'essere, quell'unità, prometto di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella fatica, nella salute, nella malattia, no? E quell'unità, ecco, espressa da quelle mani che si stringono quando gli sposi si scambiano il patto nuziale, e poi sopra ci stende la mano il sacerdote rendendo quella stretta di mano indissolubile. Quindi viviamo tutto insieme. Ma noi che cosa diciamo nell'atto di fusione? Gesù, facciamo tutto insieme, fondiamoci a vicenda nella volontà, nel desiderio e nell'amore, per potermi fondere nella volontà, nel desiderio e nell'amore con tutte le creature, no? Questo diciamo ogni volta che facciamo l'atto di fusione. Quindi, cioè, facciamo tutto insieme. Ecco, qui Gesù, con questa cosa particolare, ecco, del prendere, l'alitargli il cuore di Luisa che si sente gonfiare, poi lo prende nelle mani. E che cosa dice Gesù? È impressionante. Questo è il dolore terribile che si prova quando l'amore che cerca di sprigionarsi deve ritornare a rinchiudersi in se stesso. L'amore respinto. Il vero e proprio dramma divino, questo qui è anche dramma umano, perché diciamo il pezzo più caro di questa follia la paghiamo noi, non la paga certamente Gesù, perché è per noi che perdere il suo amore, respingere il suo amore, costituisce grande tragedia, non certo per lui costituisce grandissima sofferenza per il bene che ci vuole. Se le mie fiamme mi divorano, lasciami allargare il tuo cuore per potervi mettere il mio amore respinto e il dolore del mio stesso amore. Impressionante. E qui
Gesù dice che quell'amore che corre verso gli uomini per coprirli di grazie, se respinto, si cambia in fuoco per colpirle. Sembra sentire una eco, qui siamo nel 1922, quindi quasi in contemporanea, ecco, forse ancora non era tempo, di quello che Gesù avrebbe detto a Santa Faustina: chi non vuole passare per le porte della mia misericordia passerà per le porte della mia giustizia. Purtroppo, perché l'amore, appunto respinto, si cambia in fuoco per colpirle. Cioè, quindi significa questo che è una cosa estremamente grave. Perché avviene questa cosa? Una cosa molto molto semplice. Il processo dinamico, diciamo, che anima questo tipo di operazione è molto semplice. Allora, i peccati dell'umanità producono una valanga, d'accordo, immensa, continua di male. Se noi accogliamo l'offerta di amore di Gesù, che tutti quei mali se li è presi su di sé attraverso la sua passione e la sua morte, e ci concede il perdono dei peccati e l'infusione della grazia, quindi ci libera anche da tutti quanti i mali che noi stessi siamo andati a provocare, questa è la maniera più bella e la maniera migliore, quella che lui vorrebbe. Ma se noi questo amore lo rifiutiamo, tutto il male che abbiamo fatto e che abbiamo concorso con esso anche a ampliare, ecco, il peso e la consistenza di quel mostro che è quello che si chiama il peccato del mondo, il male del mondo, ci ricade addosso. Ecco perché l'amore respinto si converte in giustizia. Perché quella cosa deve essere tolta, deve essere in qualche modo la ossia, o viene distrutta attraverso quello che Gesù ha patito per noi, e a noi ce ne resta una piccolissima parte, oppure ci ricade addosso, e se ci riusciamo, ma non ci riusciamo chiaramente, dobbiamo provare a distruggerlo noi. Il problema è che noi non ci riusciamo a distruggerlo, perché noi non siamo così grandi e così divini e così amorosi come Gesù. Quindi è quel male che ci ricade addosso che distruggerà noi, purtroppo. Questo è il primo, quindi questo, il cuore alitato e stretto tra le mani di Gesù, no? E qui è bellissimo anche quel dialogo che lui si dice: guarda, non ce la faccio più. E Gesù gli dice: guarda, che è necessario, altrimenti non ti darei tanta pena. Allora, qui le anime amiche di Gesù, le anime amanti di Gesù, devono entrare in questo orizzonte, no? Perché teniamo sempre presente che tutto questo che Luisa vive in maniera, come dire, straordinaria, anche in maniera consapevole, insomma, no? Perché certamente Gesù fa quell'operazione, poi gliela pure spiega, quindi certo, il rovescio della medaglia, che del fatto che gliela spiega, è che, come dire, avvenendo in questo modo straordinario e diretto, sono veramente lancinanti. Però noi ci pensiamo mai, per esempio, quando arriva qualche contrarietà, quando arriva qualche croce, quando la Divina Volontà ci porta a fare o ci chiede qualche cosa, nella misura in cui siamo capaci di, che noi non vorremmo, insomma, no? E non ne comprendiamo il senso. Se veramente vogliamo entrare in questo mondo, anche se noi qui non lo sappiamo, e Gesù ordinariamente non lo dice, che ti ha detto che quella pena che tu stai soffrendo non sia necessaria per riparare qualche cosa che tu ignori? Per riparare qualche cosa che tu ignori. Gesù dice esplicitamente, quando parla poi dell'altra, adesso ci arriviamo, dell'altra pena della gola, dice: guarda che io ho voluto da te una riparazione. (Ride)
E allora comprendiamo sempre, no? Questo legame inestricabile. Io questo, cioè, l'ho detto tante volte, ma lo ritengo evidentissimo, no? Luisa, prima di ricevere tutte le rivelazioni sulla Divina Volontà, è stata sposa e vittima. Quindi significa certamente che ciò che l'essere sposa e vittima esprimono, quindi condividere in tutta la vita di Gesù, volersi coinvolgere con Lui, cioè noi non possiamo dire ma ho sofferto questa cosa, ma io non ho fatto niente. Ma pure Gesù, a parte il fatto che non è vero che non abbiamo fatto niente, no? Ma Gesù tutte le sofferenze che ha avuto, lui non ha mai fatto niente. Le sofferenze che lui ha avuto sono sempre state sofferenze per gli altri. Quindi, la vita di Gesù è stata una vita completamente immolata per noi. Quindi, se tu vuoi fare la vita di Gesù, Gesù facciamo tutto insieme, se tu vuoi essere tutto suo, se tu vuoi vivere a fondo nella Divina Volontà, che cos'è? Condivisione di questa vita, cioè Gesù non fa mistero per i suoi intimi in questo mondo, insieme a tantissime gioie straordinarie, grazie, prodigi che si vivono soprattutto nel rapporto intimo con Lui, chiede queste cose. Il pacchetto è sempre intero con Lui, non si possono avere le grazie, non avere le grosse. Quindi interessantissimo quest'altra cosa. Dice, prima ritorna ad alitarmi. E poi però parte il fatto che le stringe il cuore così forte che lui solo sa quello che mi ha fatto sentire, no? Ma non contento di ciò mi ha stretta forte la gola con le sue mani. Immaginiamo Gesù, no? Sembra che la stesse strangolando. Che mi sentivo spezzare le ossa e i nervi della gola da sentirmi soffocare. È una scenetta da contemplare, no? Noi poveri mortali, non insigniti di favori e di grazie tanto grandi, non ce le possiamo immaginare tante cose, no? Però proviamo a fare per quanto possibile, insomma, un film. Cioè, vediamo se ci trovassimo davanti Gesù che ci prende e ci strangola. Cioè quello non sembrerebbe, insomma, Gesù. Uno dice, ma Gesù, ma tu sei tanto buono, tu sei il nostro Salvatore, ci vuoi tanto bene, che fai, me strangoli? Eppure Gesù lo fa, e dopo tutta tenerezza gli dice, guarda, io ti sto facendo riparare e ti sto facendo vivere quello che vive la gente di oggi. Una valanga di passioni e dei vizi dei più brutti che sono affogati, sono strozzati, sono senza respiro, anche se non lo sanno. Cioè, e attenzione, questi sono soffocati da una marea montante di marciume e di fango. Proviamo a immaginare cosa significa. Io ricordo una scena di quando ero piccolino, avevamo degli amici che stavano in campagna e c'erano i letamai a cielo aperto. Non ricordo come se fosse un sogno, ma ero piccolo, ero. E praticamente cos'erano? Erano delle grosse vasche, ma lunghe, no? Saranno state forse 5-10 metri di lunghezza e 5-10 metri di larghezza, più un paio di metri di profondità. E lì erano completamente piene di letame. Allora mi ricordo benissimo, dice, Leonardo, andare lì per carità, guarda che se cadi lì dentro muori alla fine. Perché? Perché se entri, un bambino che è alto 1,20 m, se entra dentro una vasca di 2 metri di letame, affonda e viene completamente sommerso e farà una fine, insomma, orribile. Quindi, e come si morirebbe se uno, insomma, cascasse dentro un letamaio? Si morirebbe soffocati dentro un mare di letame, no? Capiamo anche le connessioni, perché tutto quello che Gesù ha sofferto anche nella sua passione fisica noi non lo capiamo, ma non c'è neanche un minimo dettaglio, questo lo avremo chiaro in cielo,
che non sia connesso con qualche peccato particolare o con qualche cosa che gli uomini combinano. Neanche un minimo dettaglio. Allora dice, quando uno si è avvolto la propria in certi schifosissimi vizi, è come se si immergesse dentro il letame, quindi muore soffocato. E questa è piena degli eccessi estremi, dice Gesù, perché e io non potendo sostenere più nel vedere l'umanità soffocata dai suoi stessi mali, ne ho voluto da te una riparazione. Vedi, ancora. E gli spiega, attenzione, questa riparazione che io ti ho fatto vivere attraverso questa cosa, insomma, no? Questo gesto del tutto, come dire, singolare, se vogliamo, inedito da parte di Gesù, insomma, gli mette le mani sulla gola e gliela stringe, dice, guarda che questo l'ho vissuto sulla croce. Perché tutti, quando lo stirarono, dice, e questo è un altro dettaglio che Gesù ci dà qui, tra l'altro a mia memoria, le ho recitate tante volte, questo particolare non si legge nelle ore della passione, che Gesù fu stirato, sì, ma gli effetti dello stiramento dei nervi io non ci avevo mai pensato, prima di leggere ovviamente questo passo, no? Dice, i nervi me li sentivo attorcigliare, spezzare, questo lo possiamo capire quando gli hanno stirato il braccio sinistro per inchiodare il braccio sinistro, quando gli hanno stirato le gambe, insomma, in maniera disumana per farlo arrivare al foro della base della croce, eccetera. Ma io personalmente alla gola non ci avevo mai pensato, né a tutto quello che qui Gesù spiega. Dice, quelli della mia gola portarono una pena e stiratura maggiore da sentirmi soffocato. E che cos'era questo? Era il grido dell'umanità sommersa dalle passioni che stringendomi la gola mi affogava di pene. Il soffocamento. E tra l'altro i crocifissi, come penso che tutti noi sappiamo, morivano soffocati, perché oltre a questa, diciamo, cosa particolare c'era anche il processo proprio di respirazione con il sollevamento e l'abbassamento che i poveri crocifissi vivevano, che provocava dopo un pochino di tempo la morte proprio per soffocamento. Così morivano i crocifissi. E dice, fu tremenda ed orribile questa mia pena. Mi sentivo stirare i nervi, le ossa della gola, i nervi della testa, della bocca, degli occhi, fin da sentirmeli spezzare. E questo a causa del mare di fango e di marciume in cui i vizi e le passioni dell'uomo lo precipitano. E qui in quel periodo storico Gesù gli dice, guarda che siamo arrivati all'estremo, tutte le classi sono tali e tanti, se ne salva nessuno. Io quando leggo queste cose, mi si perdoni insomma la conclusione un pochino amara, è passato un secolo quasi, perché siamo nel 2019, questo è il 1922, ma io non c'ero nel 1919, quindi non mi so, nel 1922, quindi non mi so rendere conto bene, ma a me sembra che il mare, insomma, di fango e di sterco oggi presenti abbiano raggiunto delle dimensioni assai più grandi, insomma, quindi speriamo che ci sia qualche altra anima santa che solleva un pochino Gesù e che l'aiuta anche un pochino in questo senso che abbiamo visto, perché se no veramente si salvi chi può. Il mare di fango e di marciume in cui siamo sommersi è davvero grande. Ecco. Quindi pensiamo nella nostra preghiera personale, evidentemente che vive tutto questo e può vivere tutto questo in maniera non, come sempre, necessariamente straordinaria, ma ordinaria sì. Quindi a quanto desideriamo e a quanto vogliamo essere intimi con Gesù, condividere la sua vita, dividere le sue pene, offrirgli riparazione, dargli sollievo e consolazione.
O Santa Vergine Maria, ecco tu, socia fedelissima, compagna, amica, sposa di Gesù, tutte queste cose le hai pienamente vissute e sicuramente in qualche misterioso modo, insomma, possiamo pensare che forse anche adesso le vivi nel tuo essere sempre con Gesù, condividere ogni sua pena. Ecco, lui si chiedeva a Gesù la grazia di dargli la forza di sopportare quelle cose che lui stesso gli chiedeva. Noi con lei chiediamo a te la grazia e la forza di non aver paura e di saperci nel nostro piccolo, ecco, offrire generosamente come portatori, ecco, di amorevole sollievo a Gesù e di riparazione per tutto quello, insomma, che tuttora adesso accade, e di conforto soprattutto per la terribile, insomma, realtà del suo amore respinto, ecco. E che ci siano tante anime che aprono il cuore, che possano anche prendersi tanto amore di Gesù respinto e saperlo ricambiare, ecco, come tu sola perfettamente sai fare, come ti chiediamo sempre di aiutarci, di insegnarci a fare anche a noi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.